Quindi, riassumendo il banchetto di Erode, racchiude quelle che sono le principali novità del Rinascimento. Innanzitutto questa ripresa del classicismo, sia nella concezione di tutta la scena, ma anche nelle caratteristiche estetiche. Vediamo quindi questa rappresentazione tridimensionale grazie alla tecnica dello stiacciato e anche alla prospettiva. Vediamo il pavimento, il tavolo e gli archi che creano questo senso di profondità. Inoltre vediamo questo riprendere i sentimenti e le emozioni, vediamo come questa scena si è suddivisa in due gruppi, no? Questo è il gruppo degli invitati che assiste orrorizzato alla scena macabra della morte di Giovanni Battista, questa testa di Giovanni. Qua Erodiadi che sta, diciamo, argomentando la sua scelta, difendendola, e Erode che non può evitare questo gesto di disgusto davanti alla testa dell'ultimo profeta. Inoltre qua vedete questi bambini che scappano orrorizzati dalla scena. Quindi andiamo a vedere il David di Donatello, che come sapete questa scultura poi verrà, diciamo, una copia, una statuetta che riproduce esattamente il David Donatello, è il premio della cinematografia italiana, insomma è l'Oscar italiano. Comunque, parliamo un po' di questa scultura. Allora, questa scultura viene realizzata nel 1452-53, si trova nel Museo del Bargello a Firenze, e in essa vediamo come Donatello riprende in tutto e per tutto il classicismo. Innanzitutto, il personaggio rappresentato, nonostante sia un personaggio biblico di cui parleremo adesso, viene effettivamente rappresentato come un eroe mitologico. Allora, parliamo di chi è Davide. Come voi sicuramente sapete, Davide è un eroe biblico che sfida il gigante Golia. Il gigante è un Golia è il leader del popolo nemico di Davide. Davide è un giovane pastore, molto giovane, inerme, diciamo, ma che si affida al Signore, si affida a Dio. E quindi si trova in questa battaglia, questa sfida tra lui e il gigante Davide. E lui lancia una pietra con la fionda, aspetta, e la pietra colpisce la testa di Golia che cade svenuto, e Davide approfitta e le taglia la testa a Golia. Questo racconto biblico è una metafora proprio di come persone in cui non investiresti dal punto di vista delle forze, dell'età, della conoscenza, no? Perché lui era un giovane pastore che apparentemente non poteva fare nulla contro un gigante enorme, eppure affidandosi all'aiuto di Dio e con la sua intelligenza sconfigge questo gigante. Quindi questo personaggio viene rappresentato innumerevoli volte nella storia dell'arte, tantissime volte. Ora, osserviamo questa scultura e vediamo come in realtà non sembra proprio un personaggio biblico, piuttosto sembra un eroe mitologico. Infatti non sbagliate, perché se guardiamo gli attributi che vengono inseriti, vediamo questo elmo con le ali, le foglie, i gambali con le ali, qua non si vede, sono gli attributi del dio Hermes o Mercurio.
Sapete che Hermes è Hermes in greco, Mercurio in latino. Hermes sconfigge anche un gigante, il gigante Argo. Quindi vedete che Donatello, anche se deve rappresentare il David, utilizza l'iconografia classica assimilandolo alla figura di Hermes. Infatti, a volte troverete anche in qualche libro David barra Hermes o David barra Mercurio. Cos'altro ha di classico questa scultura, oltre, diciamo così, questo riferimento alla divinità Hermes? L'altro riferimento è ovviamente l'anatomia molto curata, è un corpo perfetto, un corpo giovane, ma un corpo perfetto. Donatello studia con molta attenzione l'anatomia umana, guardate tutti i particolari, è nudo, e questa è anche un'altra novità che riporta il classicismo. Ricordate che nel Medioevo il nudo era visto come una provocazione, come una immagine antietica, antimorale, insomma, era motivo di scandalo. Gli unici nudi che abbiamo visto nel Medioevo sono Adamo ed Eva. Comunque, qua riprende il nudo con il concetto classico di purezza e coraggio. Se vi ricordate, quando abbiamo studiato l'anno scorso le sculture greche, abbiamo detto che il nudo nella cultura classica rappresenta questa purezza e coraggio, insomma, che non ha bisogno di null'altro per vincere. Un altro concetto classico che troviamo in questa scultura è la vittoria, il senso di vittoria. Infatti lui è collocato sulla testa del gigante Golia, ok? Quindi appoggiato quindi enfatizzando il senso di vittoria. Un'altra caratteristica classica è la posizione, perché ci troviamo davanti a un chiasmo, ok? Quindi abbiamo questa gamba che poggia per terra, questo riposo, questo braccio che tiene in mano la pietra e questa che è a riposo anche se tiene la spada. E quindi, riassumendo, inoltre c'è ancora un'altra caratteristica che ci riporta al classicismo e che in realtà è stata molto curiosa, è l'utilizzo del bronzo. Dico molto curiosa perché in quell'epoca non si utilizzava più il bronzo nella scultura, addirittura si era persa la tecnica, non si conosceva più come si scolpiva la tecnica della cera persa. Pensate che quando i medici commissionano quest'opera, Donatello dovette firmare un contratto nel quale diciamo, firmava, era d'accordo che se la scultura, se la fusione non fosse avvenuta con successo, lui avrebbe poi rimborsato i soldi ai medici, perché i medici non si fidavano che Donatello riuscisse a scolpire in bronzo. Quindi riprendiamo un attimo quali sono gli elementi classici che ritroviamo in questa scultura. Il primo, il riferimento a Hermes Mercurio, quindi al soggetto della divinità. Secondo, la vittoria, l'idea della vittoria, dell'eroe che viene esaltato. Terzo, l'anatomia curata. Quarto, la ponderazio, il chiasmo, la posizione, ok? Il nudo come idea di purezza e vittoria, e il bronzo, un materiale in disuso dagli scultori, non utilizzato dagli scultori medievali, che viene ripreso con successo da Donatello. Infatti, poi questa scultura, come vi dicevo all'inizio, che ho cominciato ad analizzarla, diventa una copia di essa, diventa il premio Donatello è il premio corrispondente agli Oscar del cinema italiano. Ok? A Padova vediamo la scultura del Gattamelata,
Il Gattamellato era un condottiero padovano, un militare, e Donatello si ispira alla scultura di Marco Aurelio, quella che c'è a Roma, ok? Che è una scultura sempre equestre, ok? Solo qua vediamo come scolpisce con grande attenzione sia il cavallo che la figura del Gattamelata. Il Gattamelata viene rappresentato con questo bastone del comando e ricorda anche nella capigliatura le sculture romane, le sculture degli imperatori romani, quindi creando questa analogia sta presentando il Gattamelata, questo condottiero, come un uomo di grande potere. Doveva essere sepolto qua nel basamento, ma invece poi fu sepolto altrove, e quindi doveva essere una statua diciamo celebrativa di Gattamelata. Questa è la scultura che vi dicevo prima, la scultura di Marco Aurelio, ok, vedete che è sempre una scultura equestre, eh? E infatti questa scultura di Marco Aurelio è stato per secoli il riferimento, diciamo così, per gli scultori che volevano, diciamo così, eseguire delle sculture equestri. Ok. E per ultimo vediamo questa immagine molto impattante della Maddalena penitente. Fu realizzata in legno, quindi quando dicevamo che sperimentava molto con i materiali, qua lo possiamo vedere. Inoltre rappresenta sempre questa ricerca che dicevamo, cioè la ricerca espressiva di Donatello qua è molto chiara. Vediamo la sofferenza che vuole esprimere questa Maddalena. Risulta quando muore Gesù, lei si allontana nel deserto, digiuna, fa penitenza, e quindi questa scultura mostra il dolore, il patimento, le privazioni questa penitenza. Vediamo il volto scavato, vediamo anche le gambe che sono veramente magrissime, quindi qua Donatello ci fa vedere appunto muscoli, ossa, eccetera. E pensate, questo, tutto questo sono i capelli, quindi i capelli che coprono il corpo diciamo scheletrico di Maria Maddalena. Comunque questa scultura ha una grande forza espressiva, perché ci mostra proprio il patimento di Maddalena dopo la morte di Cristo e come Donatello riesce a rendere questa immagine molto, molto impattante.